se dobbiamo prendere l'acqua dall'acqua superficiale, come facciamo? Dobbiamo costruire delle opere di presa. Adesso io prima vi mostro, faccio come dire una galleria tipologica delle opere di presa, quindi niente di particolarmente complicato, solo una rassegna di cose che si vedono. Beh, questo è l'impianto di potabilizzazione acque superficiali prevalentemente, però come vedete a sinistra una presa dentro nell'acqua, questa è la configurazione più semplice possibile, con l'impianto di potabilizzazione attaccato. Opere di presa da acque superficiali spesso vuol dire opere di presa da laghi. L'opera di presa da lago può essere fatta per esempio come questo, quindi c'è una torre che contiene tutto l'insieme di pompaggio, c'è una galleria qui che prende l'acqua, c'è la camera di manovra con le pompe che è posta a ciglio, diciamo, al limitare del lago, questa può essere profonda anche parecchi metri, e poi c'è la galleria che trasporta dall'altra parte verso l'abitato l'acqua che viene prelevata. In questo caso viene prelevata dal fondo del lago, che comunque in genere si presuppone che possa essere più pulito della parte superficiale, però questo non è affatto garantito in realtà in generale. A volte l'opera di presa è una vera e propria diga, questa è una diga massiccia, che dove viene formato un lago, in questo caso alla sinistra della diga. Più che una diga vera e propria, però qui si tratta di una traversa. Perché? Perché si vede? Beh, ha la struttura di una diga, se vogliamo, però può essere tracimata dall'acqua. E in particolare la superficie esterna è sagomata in modo da far sì che l'acqua anche poi scorra continuamente. Poi delle varie parti del ciglio di questa diga lo vedremo, perché andremo ad analizzare un'opera più piccola, perché questa è un'opera grande che ha addirittura dentro il corpo una sala macchine per pompare. Nella parte che andremo ad analizzare con più dettaglio ci sono poi tutte le caratteristiche anche disegnate anche con l'andamento dell'acqua. L'acqua a sinistra è ferma, quindi è il profilo che si viene a generare, un profilo ovviamente di molto lento. Quando sfiora sulla parte superficiale passa in corrente critica e poi via via. Poi ritorna in corrente lenta a valle, quindi in mezzo si forma un rigurgito, tanto per semplificare un po' la situazione. Un'opera di presa, per esempio, può essere come questa, nel caso in alto, semplicemente andando a prendere da un lago. Nel caso in basso, appunto, c'è invece una diga in cui che è un po' più complessa di quella di prima, perché sempre il corpo diga è molto può essere tracimato, ma sopra c'è anche una serie di paratoie che può controllare il flusso. Le opere di pompaggio però vere e proprie qui non sono nel corpo diga come nel caso precedente, questo mi sto riferendo all'immagine di sotto, ma sono in una torre che è spostata di alcuni metri. In realtà la torre può essere anche centinaia di metri all'interno dell'area. E nella figura in alto voi vedete disegnate che ci sono tre livelli di presa. A seconda dello strato del lago, l'acqua può essere pompata da diversi livelli del lago in modo tale da avere le condizioni migliori per l'utilizzo potabile, e poi viene trasportata opportunamente, ma no, in questo caso la pompa è ancora a terra, per dire la verità, però nel caso raffigurato in figura invece le pompe possono essere anche nell'opera, diciamo, al
all'interno del sistema. Questa è la presa del lago, che sia artificiale o che sia naturale, non cambia nulla. Questo è un disegno abbastanza realistico di quella che è un'opera di presa da un lago artificiale. Come vedete, qui ci sono, tra il livello di minimo e di massimo invaso, ci sono delle prese a varie altezze. Ci sono effettivamente due elementi di cui tener conto. Uno è se l'invaso è artificiale, ma comunque anche l'invaso naturale, il livello del lago. Perché per ragioni varie il livello del lago può essere anche molto variabile. E l'altro sono le condizioni dello stato organolettico dell'acqua all'interno del lago. Poi in alcune stagioni il lago presenta delle stratificazioni, cioè l'acqua del lago non è che si miscela verticalmente, ma ci sono degli strati che rimangono più o meno confinati per la situazione termodinamica che viene a crearsi, e quindi è meglio magari prelevare da una certa parte del lago piuttosto che da un'altra. Bisogna anche dire che sì, questi laghi, soprattutto se un lago artificiale, può essere utilizzato per prelievi, o per esempio questi prelievi possono essere in realtà non solo per utilizzo potabile, ma anche per prelievi irrigui. Come vi ho detto qualche lezione fa, noi beviamo 3 litri di acqua al giorno, ma l'agricoltura che supporta la nostra vita ne consuma 1500 litri al giorno. Quindi su ciascuno di noi c'è questa grande quantità, per produrre il cibo l'agricoltura usa una grande quantità di acqua, e gli invasi possono servire per esempio a fornire l'irrigazione. Le cose che io vi sto spiegando qui sugli acquedotti, in realtà non ve l'ho forse mai detto, ma si possono usare pari pari per gli impianti di irrigazione, dove cambiano le dimensioni, però cambiano le pressioni, però i concetti fondamentali sono gli stessi. Ok, questa è un'opera di presa con una paratoia che vedete disegnata. Questa paratoia è una griglia, la griglia, cioè qua ovunque ci devono essere griglie e filtri, perché l'acqua che viene estratta contiene un po' di tutto. Come vedete c'è previsto un livello di magra, un livello di piena. È probabile che questo sia un fiume, per esempio potrebbe essere anche un lago, in cui le portate oscillano tra questi due livelli. Molto più probabilmente qui è un lago, perché la differenza tra magra e piena non è così rilevante, mentre in un fiume le differenze tra magra e piena dipende anche da che tipo di piena, quale tempo di ritorno, possono essere anche da 1 a 100 le portate. Quindi questo. Questa è un'opera di presa di cui vado a parlare con più dettaglio, ed è una traversa fluviale. Traversa fluviale è nella sostanza uno sbarramento che attraversa ortogonalmente un fiume in senso ortogonale al flusso dell'acqua. L'intercettazione dell'acqua può avvenire sia nella direzione del moto, ma in questo caso che vedete rappresentato in figura, per esempio, non avviene nella direzione del moto, ma la traversa che cosa fa? Innalza il livello della superficie libera a monte, che permette di deviare una parte dell'acqua nella parte destra, che è quella che poi va agli utilizzi. Nella pianta che vedete in alto, cioè sarebbe disegnata a sinistra, le varie parti di quest'opera che qui invece vedete rappresentata a destra, cioè nella pianta a sinistra e a destra tutta diciamo l'opera di presa. Qui invece, cioè nella pianta è a sinistra, nella figura è a destra, ma il concetto è sempre quello. C'è una prima parte che è l'opera di presa P, che è costituita da una serie di luci che possono essere presidiate o non presidiate da paratoie. Poi c'è una parte che è questa che vedete meglio, una F
quando io prendo l'acqua da un sistema di questo tipo dentro di aria, quasi di sicuro. Quindi devo prevedere un dispositivo dove la ghiaia viene filtrata o si deposita. Ghiaia o sabbia? Perché per esempio se dopo quest'acqua la voglio utilizzare all'interno di pompe, se ghiaia e sabbia arrivano all'interno delle pompe, naturalmente queste sì, ci sono delle pompe che sono particolarmente resistenti e che sono atte anche a pompare questo tipo di cose, però evidentemente le giranti si consumano ben prima. Cioè prima tiro via la ghiaia, poi tiro via la sabbia, questo è uno dissabbiatore, e poi infine c'è la parte di utilizzazione. Questo è lo schema generale. E in realtà questa opera di presa è laterale, noi vedremo un'opera di presa invece che è assolutamente trasversale. Non viene deviata l'acqua su una parte laterale, ma l'acqua viene innalzata, viene fatta passare su uno schiolo sul quale c'è una griglia e l'acqua viene presa dalla griglia. Dopo viene giusta. Ed è questo per esempio l'esempio. No, qua c'è ancora una presa laterale. Però questo è già il disegno di una piccola griglia, vedete? Qui la traversa è disegnata in modo semplice prima dell'utilizzo. Quando noi mettiamo la traversa di questo tipo in un fiume, quello che succede a monte è che si deposita sedimento fino ad arrivare al livello della soglia. Pian piano si accumula sedimento e poi il livello del fondo del fiume a monte della griglia si viene a sistemare. Quindi questa è una griglia. Poi c'è sotto, vedete, un bacino di dissipazione. La ragione perché ci debba essere un bacino di dissipazione la vedremo poi. Ok, lo vedremo poi addirittura nell'altra serie di slide. Ma è perché molto semplicemente a monte si viene ad instaurare un profilo di moto lento. Sulla griglia qui, sulla soglia qui ha un profilo Krieger, cosa succede? Da moto lento, supercritico, l'acqua va a sei moto supercritico. Voi sapete che con la stessa energia l'acqua a superficie libera si muove in due regimi, uno si chiama regime subcritico e l'altro supercritico. In uno c'è tanta energia cinetica, quello supercritico, e poca energia potenziale. Nell'altro c'è tanta energia potenziale e poca energia cinetica. E però dopo il profilo, quando diciamo quindi oltre la soglia l'acqua passa dal regime subcritico al regime supercritico, dopo deve ritornare al regime subcritico. Per ritornare al regime subcritico non c'è un modo continuo per fare questo salto sulla superficie, si forma quello che si chiama un salto di bidone o una turbolenza molto sviluppata. Questa turbolenza ovviamente tende ad erodere il fondo, ragione per cui si mette questa platea che compare lì. Poi ci sono questi spuntoni che vediamo verso il basso, queste hanno ragioni sia statiche che idrauliche. Le ragioni idrauliche le vedremo dopo, le ragioni statiche sono che ovviamente se non ci fossero questi spuntoni sono disegnati anche per trattenere l'opera che comunque è massiccia, ma fa sì che non si ribalti o si... cosa che sembra impossibile, ma sotto la spinta dell'acqua potrebbe anche succedere. E la parte di terreno in cui è infissa la diga potrebbe anche cedere. Un sottoprodotto delle opere di presa sono le paratoie. Paratoie ce ne sono di tutti i tipi. Questa per esempio è una paratoia che vedete a sinistra, una paratoia piana, cioè una paratoia piana, è un piano che scorre su due cargambi, su due guide,
è azionato, può essere azionato sia da un motore, da a mano, quelle più antiche è a mano, qui visto che è di legno dovrebbe essere a mano, se fosse in acciaio o un altro materiale dovrebbe essere magari più moderno, vedete infatti c'è una manovella che permette di azionarlo. La paratoia, ovvio, ha il compito di trattenere l'acqua, comunque di controllare la quantità di portata che esce. Come fa? Variando la luce, che è la luce dell'acqua, cioè quindi variando la luce si ottiene un duplice effetto che voi dovete conoscere benissimo dalla meccanica dei fluidi. Il primo è quello di diminuire la superficie attraverso cui passa l'acqua, quindi il foro. E il secondo però è anche quello di, nel caso in cui la portata sia diminuita, si viene a costituire un tirante evidentemente sulla paratoia, e questo tirante, avendo una certa energia potenziale, è quella poi che dà il carico per determinare la velocità di efflusso dalla luce che è generata. Eccola qui, poi qui ci sono paratoie, diciamo, chiuse, per esempio quello in centro che voi vedete è uno di questi casi tipici. La paratoia alla parte superiore abbassata permette una certa luce, in questa luce si riesce a controllare la portata. Queste condizioni del moto generalmente permettono di controllare la portata in modo abbastanza accurato, e quindi di per sé questi strumenti, device idraulici sono dei controlli sulla portata abbastanza precisi. Hanno anche questa funzione dal nostro punto di vista. Questa è una paratoia mobile, che è chiamata paratoia a segmento, anche se è in realtà una parte di circonferenza, viene azionata generalmente da motori, perché questi elementi sono molto grandi, sono opere molto grandi, e quindi funzionano però da un certo punto di vista esattamente come funzionava prima il carico sulla paratoia finale. Qui un esempio di funzionamento: a sinistra vedete la paratoia completamente chiusa, a destra la paratoia rialzata. Come vedete c'è una specie di gru che serve in questo caso per alzare e rialzare la paratoia, perché è un'opera di grandi dimensioni. Qui su questa figura è abbastanza interessante la figura di destra, perché a paratoia innalzata, appunto, vedete il passaggio che dicevo prima, HC e l'altezza critica, si forma il risalto idraulico. Questo risalto idraulico di solito è valutato di una lunghezza che è 6 volte la differenza tra il carico idraulico a dimonte e di valle, con le dimensioni così di prima approssimazione. Quindi l'opera deve essere anche sufficientemente lunga per contenere la dissipazione di questo risalto. Qui una paratoia in costruzione. Come vedete, le traverse fluviali hanno una storia antica, sono costruite in tutte le civiltà, in tutte le epoche, sin dai tempi romani. Vedete, nel primo caso si trattava di paratoie costruite con massi, non dico massi ciclopici, comunque massi di certe dimensioni, ed erano trattenute da una serie di pali in legno in quel caso. E quelle che vedete sotto in mezzo è una traversa di tipo indiano, e ha le caratteristiche di essere molto più dolce delle traverse anche sia nostre, sia antiche che moderne. E quella sotto infine è una traversa di tipo italiano, sempre di tipo antico, perché come vedete qui c'è una parte in calcestruzzo, però la parte superiore poi è ricoperta di massi. Sembra una cosa ridicola, però anche alla fine di fare sistemazioni fluviali o cose di questo tipo, ricoprendo quei massi, sia le traverse che e poi anche gli asini, qualche volta è critico, in alcuni casi non si trovano per esempio più massi per finire certe opere di sistemazione idraulica, cosa che sembra in qualche modo assurda.
Come passa sopra il profilo? Beh, passa con le solite leggi delle luci, dipende se questi sono piccoli o sono grandi, ma li vediamo in dettaglio nella prossima presentazione.